Signora dei bambini, chi vuole una copia della grande fuga di Lion? Calmi. Calmi per favore, lo so che è una bella festa qui alla pizzeria di Freddy, però purtroppo ci sono album limitati, quindi li abbiamo solo per uno. È questo qui, la grande fuga di Lion. Wow, sì. Pizze se me lo dai, è bello, prego. È bello perché voi qui siete nel tavolo e poi c'è un bambino escluso. No, che schifo! Che schifo! Perché piange? Scusa, perché? Perché c'erano tre sedie solo nel tavolo, l'abbiamo dovuto escludere. Ah, io volevo stare con voi. Come ci sta nel tavolo da solo dei bambini esclusi? Male, vabbè. Se vuoi, guarda, puoi avvicinarti di un posto, quindi ti puoi mettere di una sedia più vicino. Ecco qui, non sei di più, più eh. Vicino a noi, infatti. Non di più, perché poi ci viene da vomitare la pizza, non va bene. Ok, allora oggi, grande nascondino, dentro la grande pizzeria di Five Nights at Freddy's, con gli animatronics anche, guardate è che bella, belli. Mamma mia, un nascondino spaventoso. Ma non si muovono, vero? Naturalmente, io c'ho anche la telecamera, che funziona, lo sapete, un po' quando vuole. Ciao, amico, l'hai visto? Ti ho visto per un attimo, mi hai fatto brutto, infatti ho tolto la telecamera, perché ecco qui, mi hai offeso, adesso vado vi faccio via. Vedere io. Era brutto, comunque da vedere, Cico è sempre brutto. No, grazie mille, grazie mille. Allora, il primo sempre a cercare farà Anna, che la vedo bella rincoglionita, cioè bella attenta. Allora, innanzitutto bella non attenta. Essere così volgare, super non attenta, ti permettere Anna. Proprio. No, Anna, super, perché siete, cosa è successo? Si è rotto tutto? Nascondiamoci, scusa. No, chi si è rotto? Non si è rotto niente. Dove si è messa a contare, Anna? Non la vedo. Raga, io vi vedo. E sono fuori. Amici? Ok, tra tutti i posti in cui potevo ricomparire, proprio sul pube di questo sì. qui. Ma perché? Sgradevole. Allora, facciamo così, Cico. Vieni con me a nasconderti mentre Anna ci cerca. Muovetevi, che sì. Io qui sto contando nella foresta oscura, mi sto anche rompendo. Ma perché me lo dici, Lion Nero? Già col te io ti leggo nel pensiero. Ma con queste cose non devi manco dirmele. Comunque non è giusto che viene sempre Cico e basta, eh. Lo so. Ma lui è quello che è, lui è volenteroso. Si fa trovare lì. Ma siete voi che non mi proponete queste alleanze. Siete intraprendenti, ragazzi, dai, svegliatevi un po'. Non è vero, sei te che fai favoritismi perché ti piace fare appalleggiamenti con Cico. Che figo è qui. Questo è un ottimo posto, ma anche del resto anche qui sotto non è male, però. No, beh, ci ha abbandonato, lo sapevo, vedi. Purtroppo il mio hai cuore. Fatto bene, Laia, sto perdendo la pazienza. Il mio cuore mi porta in giro, quindi io devo cambiare un ultimo istante, devo cambiare nascondiglio e poi mi fermo. Anna, puoi già partire, guarda. Oh, finalmente. Sì, finalmente. Puoi già cercare. Ucci, sento odore di bambinucci. Brava. Che si sono gozzati di pizza. Porca miseria, sti maiali. Quello è Alex, tutto porco. Maiali. 10 pizze. Come non è mai arrivata perché ero da solo. Ah, bambino sfigato che non sei. Quindi altro. Quindi adesso sì. Io guarderò proprio dentro le pizze. Brava, brava. Sicuramente trovi magari qualcuno. C'è qualche pizza condita, Anna, con schifo. Tu naturalmente ti ricordi che non devi smitragliare come una deficiente, come fai ogni volta, vero? Assolutamente sì, certamente che me lo ricordo. Perché avevo memoria che nell'ultimo nascondino, e nei commenti potranno confermare, che sei stata sbanunata, ma di brutto. Sono stata iper sbanunata, di questo mi scuso, iper. Ma ho imparato. Vabbè, questo lo saremo a vedere, questo vediamo. Beh, stavolta la vedo carica. Ci siamo persi io e te, siamo un po' lontani. Sì, dove sei andato? No, io sento già la tua mancanza, adesso vengo a cercare anch'io te. No, il cuore mi ha portato distante, mi dispiace. Ci sono dei buchetti qui, buchetti, Se tu vedessi il sedere di Alex, altro che buchetto, la fossa delle Marianne. No, allora, del sedere di Alex mi importa poco. È eccessivo, non si dice poi. Mi stai nervosendo il fatto che io non vi sto trovando, cioè non siete nelle pizze. Ma è difficile, Anna, però perché effettivamente... siamo più furbi. Non stai trovando ma nessuno. Ma ci sono anche i condotti di... Ma io mi posso rimpicciolire, vero? Tu ti puoi rimpicciolire e puoi andare dove vuoi, ma la nostra regola è che... Ma non ho ancora trovato nessuno. Noi ci facciamo sempre vedere da fuori, quindi Anna, se non hai trovato nessuno, mi sa che non sei proprio nella zona giusta. Un po' scarsina, però, un po' scarsina. Ma mi sono girata tutte le stanze. Aspetta. Io mi sono fatto, Anna. Ma io ho visto qualcuno. Ma il piccolo Alex, vieni giù. Poverino. E l'ho preso il piccolo Alex. Cioè, tra tu... Alex, fai veramente non pena. Non è vero, Lion, ero nascosto dietro un secchio dell'immondizia. Eri tu il secchio dell'immondizia, probabilmente no, è quello il problema. Vedo uno scarafaggio nel condotto dell'aria. Davvero? Sarà uno di noi. No, non ho visto niente, non ho visto guarda niente. Guarda che gli scarafaggi, se si gira le palle, pissicano, Terrificanti. Mi sono sbagliata. E infatti lei è una pizzeria sono scarafaggi criminali, Animatronic scarafaggius, proprio potenti. Mi ricorda? Allora, pensavo di
trovare qualcuno nel water. Ah, non bene. L'ho trovato. Ve lo ricordate quel gioco che avevamo fatto dove eravamo degli scarafaggi ed era tristissimo? Sì, è vero, quello dove ti arrampicavi sulle pareti. Non era così figo. Non era così divertente, se ora ci ripenso. Un po' schifo, veramente. Un po' bruttino, però. Scarafaggio Lion, mi senti? Scarafaggio Lion. Scarafaggio Cico, dove sei, Scarafaggio? Aiutami di brutto, pizza. Amici, mi ha trovato. Ho trovato Stre. Ma come fa a essere così forte? Ma qualcuno in bagno ci doveva essere, ma dai. Guarda, allora, così forte neanche tanto. Però eh? Non ero nel water. Qui, Anna, ci sono due di noi che si stanno annoiando da quanto li stai trascurando. Ma io sto facendo la baba. Sono in cucina. Che schifo, ci comunque. Sì, dalla baba. Stavo dormendo, la baba esce quando dormi bene, no? La baba esce anche se sei in cucina, magari, e trovi del cibo. Sì, la baba in cucina è un classico, è un classico. Ma certo, infatti la pizza Anna, la baba. Sì. Anna, allora, ascolta, mi stai talmente facendo venire il latte alle coconut che io ti devo dare per forza un indizio, perché altrimenti qui non ne usciamo più. Allora, ascoltami così bene. Ah, stai mettendo? Sto ritornando dove eri? Io sono, non sono più lì. Sono in uno sgabuzzino. Attenzione, bel indizio, eh. Bel indizio. Mi sa dove che ce n'è solo uno. Vieni qua, vieni qua. Esci da quel secchio, esci è da quel trovato. Secchio. No, sto arrivando a prenderti, eh. È troppo forte quell'indizio. Mi salvo io, Lion, dove sei? Non ne ho alcun bisogno, tranquillo, amico my friend. Oh. Pezza di porca. Piccolino, piccolino, piccolino. Non mi prendi così, Bam! Perché ti sei... Mai dare le spalle al nemico, Anna. Mai dare le spalle al nemico. Grave errore. Gravissimo. E allora errore. Sai cosa faccio? Sì, dimmelo tu cosa fai, sì. Ti ammazzo l'amico. Ammazzami no, l'amico. L'amico. No, l'amico non deve morire. L'amico è molto ammazza buono. Cattiva. Adesso hai detto. Attenti che torna. Ammazza l'amico. Ammazziamo l'amico. Vai, Anna. Dov'è Chiappalo. L'amico? Dov'è l'amico? Dove sei? Vai, amico. Lo so che sei qui a fare il guardone. Non farti trovare, guardone. Non farti trovare. Tranquillo, sono introvabile io. Ma sai che io mi ricordo dov'è l'amico guardone, Anna. Ma di sarà brutto. Sempre lì dove l'hai lasciato? Di brutto, lui è uno. Gradisci, amico, dai, portami, piccolo nano, portami. Lui è uno, come si dice, stanziale, tipo gli uccelli, non si sposta, facilmente. È vero, fa le radici, fa la muffa. Sì, non è nomade. Ma hai infamato il tuo amico. Vieni. Non farlo, hai ancora del tempo per ripensarci. Era davvero in cucina? Mi sa che è ancora dentro il cassetto, Anna, No, perché lo dici? Lo vedi? No, non c'è. Allora non è qui, è un altro cassetto. No, ma è qui. Pezzo di porno. No, non è qui. Non sono lì, È un altro cassetto, Anna. Sicuro. È in bagno, allora, in bagno ci sono i cassetti. Pieno di è qui. No. No, non so neanche è nell'altro bagno, l'altro bagno. Sì, è qui, sono sicuro. Ma dove sei nascosto? Guarda. Eccolo lì, piccolino. Ma così non vale per niente. Aspetta, però. Ora mi ripicciolisco e lo spicciolino. Io nel frattempo approfitto di questo tempo per andarmi a imboscare. Corri, trovane uno più bello. Vai, Cico, grazie per il tuo. Ma perché? Mi hai fatto eliminare tu. No. Allora mi hai preso tu praticamente. No, guarda. Effettivamente non mi aspettavo che l'avresti tradito. Il tuo sacrificio, Cico, sarà ricordato nei secoli dei secoli, guarda. Te lo sei già dimenticato? No, assolutamente Vabbè, no. Vabbè, ora sei in un posto super bello e non ti troverà nessuno. Mai Lion. Mi troverai, Anna. Inizia proprio a... Lion. Ma cosa, Lion e Lion? Adesso io, guarda, mi metto trovato? Qui. Mi sfoglio il mio grande fuga di Lion. Appena preso in quello edicola. Quello è molto bello, vorrei anche sfogliarlo incollo io. Incollo le figurine. Supidi. Tutto l'album ti gigante. Ti leggi il fumettino. E allora, dove sei? Cos'è tutto sto Lion, eh? Tanto non ho mai visto. Quindi... Non lo so, ti volevo far uscire, va bene? Ah, non va a cagare, ma dove vuoi far andare? Ma chi? Dove sei andato? Allora ti do un indizio. Sono nella sala più grande, dove ci sono gli animatronics, dove ci sono le pizze, dove ci sono tutti i tavoli, le sedie. Ho Questo capito dove indizio. Sei, che ci sono anch'io. Però se ti sei messo nelle armature, io non ti vedo. Certo che non mi vedi, ma io non ho detto che sono lì, Fermati e guardati intorno. Mi guardi. Non dovevi farlo, cioè. Non ti dovevi fermare, Anna, è la prima regola. Lo so, me lo so dimenticato. Gravioso però errore. Ma forse inciampato. Mi ha visto però. Sì che ma adesso mi devi prendere però, guarda che con me Fermati. Si spara. Sono fermo io. No, allora fermo. Sotto il tavolo. Va bene, l'hai voluto tu, Sto arrivando. Piece. Sto arrivando. Tieni qua. Vabbè, non mi prendi, Non mi prendi, piccolo nano. Ma sei tu che mi devi prendere, Anna. Io devo scappare, Dai, su, impegnati di più. Vieni qui. Basta. Preso. Vabbè. Ma no. Va bene, Anna, sono stato troppo spaccone. Che non volevo stare fermo. Sì, ma adesso tocca a me cercare. Iniziate a nascondervi. Ho perso veramente. È finito il tempo delle mele, delle castagne. Non so che posto
andare. Marroni. Io sono andato a nascondermi immediatamente. Sbrigatevi che io non do tanto tempo, attimino. Anzi, ricorro dai, anche guardate il muro? No, alle no, mie aspetta, telecamere muro. Io ancora, ti prego. No. Amici miei, avete 2 secondi, poi vi spacco la mamma. Non ancora, aspetta, devi aspettare un attimo. 2 secondi in più, dai, giusto 2. Fatto. Giusto 2, fine nascosto. Del tempo. Dai, ancora okay, un secondo. Finito. Atto, tutti a posto? Tutti pronti, tutti nascosti. Mamma pronti per essere trovati proprio. Allora, vediamo il più scarso di tutti. Sicuramente Alex, indegno. No, sicuramente sarà stregato. No, infatti assolutamente sono io. Vediamo qui se qualcuno ha scelto questo posto. Non mi pare. Vabbè, oh. Ma qui? No. Cosa hai sentito? Niente. Hai visto? Niente, tranquilli voi, aspetta un po'. Io ho visto qualcosa. Per morire qualcuno, mi sa. Ah, lei che qui. Mi metti ansia. È normale. È normale. Mi sa che ho visto qualcuno dentro una pizza. Qualche germe della pizza. Però. Ma chi lo farebbe mai? Facciamo finta di no, facciamo finta che non ho visto niente. Forse davvero non ho visto niente. Però di pizza ce ne sono tante. Come ci sono anche tanti cassettini. E magari. Beh, ci sono più pizze che cassetti. Sì, c'è anche un'Anna che sta parlando da un'altra nazione del mondo. Perché sono lontana. Tu senti il mio eco. Anna, se lo fai di nuovo a Lion, ci vengono i 5 minuti che ci gira le non palle. Falli venire, no, allora no, 5 minuti per favore no, Non è tanto difficile mettersi una scopa nelle chiappe e stare dritta con la schiena e parlare nel microfono. Allora, Anna, se tu sei uno spaventapasseri è un problema tuo, e tu io non lo sono. Diventalo, ok? Non voglio. E allora faccio io, prendo la una scopa. Stai attenta perché io ci vado giù pesante, Il razzo di Monoce! Quella che meriti. Ma scusate, ma un tempo non c'erano 3 animatronics? Ne manca uno, ne manca qui. Come ne manca uno? Mi dire che è scappato. Ne manca uno? Che dici? Chi si è ciulato un animatronics, Chico? No, ma che è stato tu al massimo che ti piace far così? Non è che sei ciulato. No, vi prego, non facciamo scherzi. Cioè, senta, mi stai dicendo che dal palco ne manca uno? Ma a me pare di sì, mo, magari sono non un imbecillito. Non mi sono ciulato niente. Hai ciulato un vestito di un animatronics? No, quanti ce ne sono sul palco? 2. Ok, ne manca uno, non sono stato io però, ti giuro. Chi si è ciulato? Io non ce l'ho. Ma quale manca? Freddy manca, mi pare. Ma che davvero? Io non l'ho preso. Ma chi si è ciulato l'animatronics? No, io non l'ho mai visto. Ma io poi non sto trovando nessuno. Ma dove siete? Ma oggi? Indizio, posso darti un indizio? Perché anche il mio posto è letale proprio. Allora, mi dà un indizio, Chico, vai, velo. Allora, io no, sono aspetta. Fuori dalla No. Ho trovato il germe delle pizze. Dai, ma dai. Il baco da seta della pizza. Vieni. Uccidi, non avere pietà. Vado. Nessuna sono pietà. Io, te. Poverino, il mago della pizza. Beh, nella pizza, mica c'è qualcun altro nella pizza, no? No. Le pizze condite strane sono finite. Bene. Neanche io sono nella pizza. Bene. Allora, Chico, sentiamo questo indizio. Allora, io sono in una pizza, però eccola non là. È dentro il ristorante. Una pizza fuori, ma che schifo. Perché ci è sono pizze marcia fuori? È una marcissima questa pizza. Sei nella monnezza. Ecco, qui ho dato troppo indizio, adesso devo scappare, vedi? No, perché non ti può scappare ormai. Non mi vedi tanto. Non mi vedi, sono mimetizzato totalmente. Ormai ho capito che tu sei una monnezza, però. No, ma non mi hai visto, vero? Beh, no, allora, sei esattamente uguale a quel pannolino usato. Effettivamente, 2 gocce d'acqua. Ma che schifo, c'è un pannolino usato. Sì, una pizza questa. No. Ma che schifo, dai. No, ma perché? Eri uno nel punto dove si caga, Però, bravo. Aspetta, ti ricordi quello che ho fatto prima per te? Guarda, una cifra, mi ricordo anche, cioè, ti sto anche guardando adesso che non ne stai uscendo da questa situazione, conosco, è perché sono così grande, non volevo che... No, Epla! Ligma, sugma, poverino. Ma mancano altre 2 persone. Ha fatto comunque, cioè io lo sto chiedendo sul serio. Bella domanda, secondo me qualcuno se l'ha intascato. Sarà stato sicuramente stregato. Ma non sono stato io. Stregato fa proprio schifo. Guarda, sempre davanti, poi ce l'ho. Oppla. 3, 2, 1, ram. Poverino. Oh, divertente, però. Lasciami stare. Allora, manca Anna e Alex, che anche loro esattamente oggi sembrano essere ben nascosti, non è vero, guarda lì. Che pagliaccio. Dai, che sei. A trovarmi. Sei vabbè, proprio un clown. Sono stato 2 volte, non mi hai trovato. Aia. Suca. E manca adesso solo Anna. Manca solo quella
talebana di Anna che parla tutta dal Tibet. Allora, non è vero mai. Vieni qui, sei nascosta, sei latitante, ti ho Mi scovato. Sono mossa un botto, ti capito? Sei fatta perché un volevo... bunker sotto la sabbia, brutta. Ma no, ma che te bunker sotto la sabbia? Volevo effettivamente verificare se l'animatronic se n'era andato. Ti verifico io, ti verifico. Dove sei nascosta? Chico, dammi un indizio su Anna. Ok, un indizio è che è dentro la pizzeria al centro. Al centro ecco, della pizzeria, eh? Sì, sì, basta indizio. Sei però, nelle dopo, pizze, basta. Anna, eh? No, non mi piacciono le pizze. Sei nella tana di Foxy. Ma ci sono stata per un breve periodo, poi ho cambiato idea. Sei la cica, allora. L'ho osservata molto da vicino, ma poi ho detto basta. Ah, vedo che Freddy è tornato, è un po' più grasso. Sono di... un animatronic. Ah, era brutto però, eh. È morto. Sì, era brutto, era brutto. Adesso ti uccideranno i miei amici animatronic, ti sta pure bene. Anna, io ti giuro, sto avendo difficoltà a trovarti. Sei nel cesso? No. No, assolutamente, sono sempre nella sala centrale, mi piace. Nel cesso? Le orecchie, bene. Le orecchie. Le orecchie, uso le orecchie. L'hai sentito, dai. Sentito mangiare. Io non ho sentito niente. Ma chi è? Ma com'è possibile? Ma cosa stai sentendo? Cosa sta facendo? Che rumore senti? L'hai sentito il rumore di una porta che si apre e si chiude? No vabbè, non ci credo, dai. Ho visto qualcosa però, L'hai vista? Anna? Che? A parte che nascondersi dentro una trapdoor è illegale. Non è vero. Esci da lì subito. Esci! Dai, sei una tarma! Esci! Che? Sono una tarma del legno! Adesso ti mangio! Anna, te nascondi! Esci! È uscito là dietro! Illegale! Illegale! Ma scusa, ma in tutto ciò, Freddy, dove è andato a finire? Non Freddy, ne ho dove so! È sparito? Ma siamo sicuri che c'era dall'inizio del video? Perché io... No, ma sì che c'era! Boh, scriveteci nei commenti se c'era Freddy. E già che ci siete, già che siete svegli e interattivi perché vi ho chiesto di scrivere, e scrivere giustamente attiva il cervello, ricordatevi anche che stasera alle 19 noi siamo in live e voi siete invitati sul sito Viola, LionVGF Live, lo cerchi e lo trovi. Altrimenti c'è il link in descrizione nel primo commento. Ti aspettiamo tutti puntuali, quanti a braccia aperte. Mi raccomando, alle 19. Allora, l'ultimo a cercare sarà Ercico. Che? Io mi sono stato a tutti i posti di va questo bene. Posto, proprio non avete scampo. Va bene, allora mettiti andiamo faccia insieme, al muro. Andiamo insieme, Lion. Faccia sì, all'albero. Sì, no, sì. Vieni con me, ti volevo portare in un nascondiglio epico. L'ho chiesto già io. Ma già, ha chiesto già Stre, Alex. Ti hai prenotato chiedere. Prima Stre. Lion? È eccessivo, cosa stai facendo? Beh, sto diventando più grande. Urk, oddio. Sei finito! Zitti. Zitti, è buono secondo me qui. È abbastanza buono. Aspetta un po'. È proprio perso. Piano piano. Ok, Chico, sei pronto? Oh, guarda, no, io non sono ti già dentro. Ti ho detto di partire. Oh no, 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 aspetta un attimo. Un attimo. Ascolta, perché tu nella tua esistenza devi rovinare sempre tutto quanto? Eh? Ma non lo so, io volevo partire io un po' cosa prima. Ho chiesto io? Detto, cosa ho chiesto? Io ho chiesto. Sei pronto? Sei pro- cosa devi fare tu se uno ti chiede sei pronto? Dire sì, sono pronto. Invece ero talmente pronto. No, ma basta, però basta, basta. No, adesso io ti uccido almeno 20 volte. Quindi iniziate. Beh, è giusto. Prendetemi è qualcosa giusta. Da bere, due crackers. Basta, ok, sono passate 20 volte, penso. Non sono passate, sono passate 3 volte. Erano 3 volte, ancora ne mancano 17. Devi soffrire. Ancora un paio. Ancora, no, no, okay, ancora un'ultima. Oh, ma che forza. Soddisfazione. È molto bello invece, forza. No, 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 basta, basta, questa è l'ultima. Bene. Basta, ok, finito, finito. Adesso esci, togliti dalle palle. Ok, ok, non ti guardo, non ti vedo, non ti sento, ok. Mannaggia, guarda, quanto ti sparerei. Ti farei diventare no, una frittata. Adesso mi muovo però, e non puoi farlo più. Va bene, allora aspetta, che mo mi nascondo io. Noi siamo pronti, Lion, ma anche te. Sì. Siamo tutti quanti pronti e nascosti. Ok, Chico, sono pronto anch'io. Vai. Ok, sono pronto, posso partire? Puoi partire quando vuoi adesso. Secondo me sono non trova nessuno. Sono fluente oggi, okay. Sono proprio un come serpente. L'acqua, allora, è fluido. Cerchiamo di fare in modo che egli non trovi nessuno. Ok, proprio tutti va bene. Al massimo. Con l'asciugamano e la sono sicuro che non mi trova. A me neanche lo verrà mai. Ho visto, trovato già. Wow. Dove sei andato? Sei sparito? Oh! Come hai fatto? Wow! Magia no, no, questa è magia, magia tipo nera. Lion è un mago. Magia nera questa. Pazzesca magia nera. Bibidi bobidi bam. Vabbè, ti lascio stare, i maghi a me non piacciono. Perché mi lasci stare? A me piaceva questo scontro. Dai, perché sei diventato invisibile, ho usato il mantello. Ti ho visto. Ti ho visto di brutto. Non farti prendere. Resta lì, se sei coraggio, resta lì. Lion, corri via come il vento, fuggi. Come il vento!
Ram, ciao Cico, ci dove vediamo sei all'inferno. Mi sono nascosto. Vabbè, l'hai detto, eh? Invisibile. Pam! Mamma mia, ma che bravura! In your face. Mai più proprio. In your face. Vuoi tornare? Ok, basta, ti lascio per ultimo. No, 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 abbastanza. Sei stancato? Sì, sono all'altezza. Stancato. Ebbene, non sei all'altezza, eh. Guarda che questo è un po' esilente, eh. No, tu, chi è che si sta nascondendo? Sei tu, non stai fronteggiando il nemico. È nascondino, si chiama questo gioco. Se si chiamava Sparino, ti sparavo ancora di più. Però no, tu sei da Sparino di è brutto. È un po' Sparino, però. Sto giocando, effettivamente. Beh, dai un indizio. Allora, hai trovato qualcuno adesso, sicuramente, no? Te ho trovato. Ma sono ancora qui. Ma non quindi. È preso. Siamo tanti, non è che c'è solo Lion qui. Dai, Cico, su, un po' più di impegno. Va bene, eh. Va bene, adesso perché ero attratto proprio da trovare il mago. Però adesso basta, il mago sì. Non lo troverò mai. È troppo difficile. Bravo, quindi chi cerchi adesso? Quindi adesso cercherò Alex Nauzi. Alex Nauzi non lo troverò mai, mai sì, proprio. Sì. È okay. Facile trovarlo, ragazzi, è proprio facilissimo. Però, Cico, vedi, io, cioè, così mi lasci un po' abbandonato a me stesso, capito? Eh sì, no, tu ti stai nascondendo da me, non provare ad accusarmi. Ma io non sono così nascosto, cioè, se tu vai nella stanza principale dove tutti mangiano la pizza, le patatine, le Coca-Cola, io da lì ti vedo, e ora io ti vedo, Ma perché lì c'è grande festa, c'è grande movimento. Ci sono qui dentro. Anche la pizza per me? Vai, 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 no, Strea, a te non ti vuole nessuno. Ma no! Ti ho visto degli esclusi. Sì, sì, adesso cosa fai? Adesso però, cosa fai? Però, piccolo che anch'io, occhio, Che occhio. Sparagli, Lion, sparagli. No, non puoi spararmi, sono più piccolo di te adesso. Questo adesso è un occhio non male, Devo dire che ci acchiappa bene. Devi star fermo. Ma stai fermo, aia. Pezzo di porco. Mamma mia. Vai a casa, via. Basta, sei una distrazione, basta. Qualcuno qui ha perso. Cico, sono introvabile. Cioè, va bene, ok, guarda che mi stai facendo venire voglia di trovarti, ma non mi troverai mai. Cioè, è finita per te. Ok, userò per la prima volta il binocolo. Tanto per dire, ci siamo anche noi tre qui. Infatti, ci hai ignorato completamente. Non stai trovando nessuno. Io devo cercare. No, no, io devo cercare il leone bianco, proprio quello raro, unico al mondo. Devo cercare il cacciatore. Sì, aguzza l'orecchio. No, no, ti ho sentito, ti ho sentito. Hai sentito, ora. Hai aperto qui, sei qui in mezzo. Ok, ok. Ma stai usando la mia tattica? Rifallo. Sì, Anna, sono in una trapdoor. O forse sei in una porta. Bravo, sei. Potrei una anche torta? Essere una porta, Ah, una porta, non una torta. Una porta, una torta. Insomma, uno di queste cose qua, questi oggetti. Una torta che porta una porta. Dai, Cico, sto facendo continuare. No. Acqua, che rifallo, rifai il suono, rifai il suono. Ti piacerebbe, Ti ho visto, sei qui, queste trapdoor. Dai, ma non ha visto nessuno. Poverino, stiamo però, perdendo tantissimo tempo. Cico, nessuno stai trovando, Qua no, tra un po' inizia a frignare. Sparino, no. Qua secondo me dobbiamo iniziare a incitare il frignamento con un po' di emoji ma che piangono, nei commenti. Qualche piccolo uè ci vorrebbe, Alex fa non trovo nessuno. Stra illegale. Perché io ti ho dato indizi? Tu non mi date neanche mezzo indizio. T'ho detto che sono in una trapdoor. T'ho fatto sentire il rumore. Ci sono 40 trapdoor. 45 trapdoor. Senti. Non si sta muovendo nulla. Non si sente niente. Sei un sugmone però. Come è possibile? Dai, rifallo adesso. Ma io sento, ma non vedo. Ma non ti troverò mai. Addio, Lion. Dai, mi hai trovato? Allora, sai cosa ti dico? Adesso ti informo proprio, Sei pronto a questa informazione? No! Bam! E c'è di più. L'informazione numero due è che è finito il tempo. No, fermo, adesso stai fermo. Dai, ma non hai trovato nessuno? Come il western, non hai trovato nessuno. Che mamma tristezza, che veramente. Puzzone. La sconfitta. Che anche super io per puzzone. Un attimo ero convinta pure che mi avesse visto. E invece, anche a me ti giuro, invece non ho visto nessuno proprio. Allora, adesso devi aspettare, adesso basta, mi fate proprio arrabbiare. Adesso basta, sono proprio arrabbiato qui. No. Allora, mi raccomando, venite in live stasera. Guarda, ancora ci prova, Ma adesso sei spara ad Alex, sfogati su di lui, vai. No! Ok, ci fermiamo qui, mi raccomando, andate in edicola, prendete la grande fuga di Lion. E Lion, out! Ciao!